Buongiorno, buonasera, seconda, ragazzi, ringrazio AliExpress che mi ha gentilmente inviato questo Kronos 2000 metri, faccio asterisco, è stato poi testato a 3000, lo andremo a vedere tra poco, che è un orologio molto interessante. Io l'ho indicato qualche mese fa tra le migliori 10 possibilità per l'acquisto su AliExpress durante la festa, diciamo così, l'evento del Double 11 che si festeggia in Cina. Chiusa la parentesi, è chiaro che è fortemente omaggiante, i più attenti avranno subito capito a quale orologio più che si ispira va a omaggiare in modo specifico e dettagliato, ovvero il Rolex Deep Sea. Bene, per tutti coloro che non amano i cloni, le copie, insomma gli omaggi, io invito comunque a vedere il video fino in fondo perché possono comunque capire quale sia la qualità costruttiva delle aziende cinesi, soprattutto il rapporto al prezzo. Per tutti gli altri invece può essere una possibilità di acquisto importante. Metto anche un codice sconto, ragazzi, $20 se superate i $200 di acquisto, ovvero 17 euro se superate i 170 euro di acquisto, dovrebbe essere valido su tutto lo store AliExpress orologi. E lo metterò durante la recensione. Ragazzi, prima di raccontarvi l'orologio vi racconto il packaging. È abbastanza semplice, questa scatoletta, questa piccola valigetta di plastica nera non è fatta in modo eccesso, quattro cerniere, la si apre, dentro viene avvolto in un, come dire, in un pluriball l'orologio, e abbiamo poi un tool piacevole e importante in questo caso, lo andremo a vedere tra poco, ovvero un piccolo cacciavite. Inizia quindi l'analisi dell'orologio. Beh, per quanto riguarda il layout, ragazzi, è il Deep Sea. Di fatto è quello l'orologio, lo è anche dimensionalmente. Abbiamo 44 mm di diametro, più o meno 52 di lug to lug, 17.2 di spessore, e abbiamo un peso di addirittura 236 grammi, chiaramente pre-regolazione, poi togliendo qualche maglia, e sono maglie importanti anche a livello di peso, il tutto scenderà probabilmente sotto i 200 grammi. Prima di andarlo a vedere, diciamo così, più nel dettaglio nella parte anteriore, direi di parlare un secondo del fondello. C'è una particolarità, ok, vediamo se mette a fuoco la mia videocamera, forse ce l'ha fatta. Allora, le varie indicazioni in circonferenza le andiamo a vedere appunto durante la review. Abbiamo 2000 metri, come vedete, come indicazione specifica, ma centralmente troneggia il 3000 metri, questo perché è stato testato dentro una campana che simula la pressione delle profondità marine a fino a 3000 metri. Ha smesso di funzionare, se ben ricordo, a 3000 metri. Mi metterò poi il link della prova, il canale si chiama Hydraulic Press Channel. Possiamo rigirare l'orologio. Beh, che dire, come detto è il Deep Sea, o meglio lo copia da vicino, lo omaggia da vicino, qualcuno preferisce dire così, però la qualità è assolutamente eccezionale. Una ghiera che gira in modo perfetto, il grip è quello giusto, è una 120 unidirezionale con inserto in vetro ceramica, davvero chapeau, la presa è perfetta. Vetro molto molto interessante anche questo, zaffiro con diversi strati di antiriflesso interni, va a proteggere un quadrante che ha, come vedete, una specie di, chiamiamolo così, anello circostante, una sorta di primo layer più vicino al vetro, dove troviamo alcune indicazioni, Helium Escape Valve. Infatti ha, come vedete, la tocassa, la valvola per la fuoriuscita dell'elio, e nella parte, diciamo così, verso ore 6, Professional Dive Watch come indicazione. Invece parlando del quadrante, lo vedete che è un degradé di fatto, però non dal centro verso l'esterno, ma da ore 12 a ore 6, tende a scurirsi verso ore 6. Abbiamo l'indicazione Kronos a ore 12, a ore 6 Automatic 2000 metri, datario a ore 3. Ragazzi, indici piacevoli, applicati, BGW9, buono l'effetto, più che buono, direi io sempre Zelos come metro di paragone, che è stra eccellente, questo è comunque molto molto buono, BGW9, quindi effetto azzurro. Chiaramente vi metto la macro. Ragazzi, la
Corona e, non so, magari mi metto anche qui una macro, è inserita in modo perfetto, non c'è un minimo di luce fra le spallette, gira in modo perfetto, chiaramente è a vite e se non sbaglio è sì, è anche logata, ragazzi, va a movimentare, e voi direte il solito, Seiko NH 35 per chi è meno avvezzo, come dire, ai movimenti, eccetera. In generale, trattasi di movimento automatico con possibilità di ricarica manuale, un buon muletto entry-level che tende a rompersi molto, molto di rado. Consigliato su, a mio parere, orologi di fascia, così entry-level, entro i 3, 4, 500 euro. E secondo me, un ottimo movimento. Ragazzi, penso di aver detto più o meno tutto. Dell'orologio manca il bracciale. Allora, il bracciale, come dire, i finali si inseriscono fra le anse in modo, devo dire, molto buono. La rifinitura, ansa alta e rifinitura su finali sono le stesse, quindi non c'è come dire, una spaccatura fra le due, la stessa qualità, quindi è omogeneo in questo senso. Le maglie, lo vedete, sono tutte spazzolate, lucide sui lati. Tra l'altro, la regolazione del bracciale lo si fa con praticamente con delle viti, non abbiamo i soliti pin. Scusate, rimetto a fuoco perché forse ho perso il fuoco più volte durante questo video, spero di no. La cassetta bene ma non benissimo, più che altro non mi fa impazzire l'apertura, nel senso che la trovo molto rigida. In questo caso era forse già aperto. Io adesso vedete, non so se percepirete la forza che devo fare per aprirla, ma è un po', come dire, dura, duretta, deve farsi probabilmente. Per il resto io credo che non sia assolutamente male. Ragazzi, al polso l'orologio, come sta l'orologio al polso? È un orologione molto importante, bisogna avere un polso altrettanto importante. Chiaramente l'effetto è quello del Deep Sea senza esserlo, il peso è importante anch'esso perché 200 grammi non lo fanno certo risultare l'orologio più comodo della storia del mondo, ma tant'è, piace o non piace, ma questo vale anche per l'orologio al quale si ispira. Beh, come concludere, un orologio che si compra veramente con poco più di 200 euro, al momento sono circa 240 euro su AliExpress. Ripeto, c'è il codice sconto che vi metto in descrizione, che vale anche per tutti gli altri prodotti su AliExpress che costino più di 200 dollari, non euro, 200 dollari, e lo sconto è di 20 dollari. Quindi se lo volete comprare, mi raccomando, usatelo, vale fino a fine aprile 2022. Ragazzi, per me è promossissimo perché la qualità è eccellente del tutto. Sicuramente meglio l'orologio in senso assoluto che il bracciale in senso assoluto. Secondo me è un gradino sopra, però davvero difetti, lag, bug non ne ho trovati e quindi promossissimo. Ragazzi, un saluto, alla prossima, ciao.